Ciao Luca, buongiorno. Senti, siamo partiti dal tartufo per parlare anche un po' di innovazione in cucina. Certo. Trippa, Lampredotto e tartufo. Lampredotto e tartufo. Lampredotto, la parte della spannocchia, la parte più chiara, che sarebbe poi la ghiandola che produce i succhi gastrici per la digestione dell'animale, e sembra un'animella quasi, è una ghiandola. La saltiamo aglio, olio e peperoncino e poi ci grattiamo un pochino di tartufo sopra. Senti, quindi è vero che si riesce a fare un po' di innovazione anche con la trippa? Te sei il trippaio per antonomasia di Firenze, quindi dai panini di una volta che tutti ci ricordiamo, però forse si può passare anche dai piatti più ricercati. Certo, e questo è proprio, sono io che ho creato da le polpettine di lampredotto, ravioli ripieni di lampredotto e patata, e poi la trippa fritta, e addirittura il sushi di lampredotto. Il sushi. Ovviamente è caldo e cotto. Abbiamo parlato per un attimo di trippa e lampredotto con Luca Cai del magazzino, oggi in trasferta a Pistoia, la Toscana in bocca. Ci vediamo dopo Luca per qualche altro suggerimento sui tuoi piatti fiorentini. Grazie Luca. Grazie.